E buongiorno ragazze e ragazze e benvenuti in un nuovo video. Io sono Francesca Gagnorio e oggi spacchettiamo il mio primo pacchetto ordinato da Luisa di Roma. Sono veramente super eccitata e sarà un pacchettino molto molto yellow. Ma prima di vedere il contenuto, se vi va, seguitemi sul mio Instagram a nome Francesca Giagno e se volete leggere qualche articolo riguardo a fashion e lifestyle, guardate anche il mio blog che è everydaycoffee.it. Ah, e non vi scordate di iscrivervi al mio canale, ovviamente se vi piacciono i contenuti, e di lasciare un like a questo video. Ma adesso cominciamo lo spacchettamento, che è praticamente il clou di questo video, se no non avrebbe ragione di esistere. Allora, la confezione è veramente bellissima, anche perché c'è la scatola tutta satinata con la scritta lucida Luisa via Roma. Tanto le moto passano, ma va bene, ce ne freghiamo e andiamo avanti. Ma guardiamo il contenuto. No, ma che carineria! Allora, la cura dei dettagli. Sciogliamo questo fiocchetto e adoro. Allora, ovviamente la ricevuta con la borsina gialla. Allora, questa borsa gialla è DDP. Ve lo dirò prima o poi. Hai con l'H, è come il verbo avere. Ed è una borsa in seta lucida e bambù. Questi manici sono in bambù, è veramente super carina. Sempre di Hai, ho preso anche questo cerchietto da indossare durante la settimana della moda, con ovviamente in coordinato la borsetta. Guardate, allora vabbè, è molto minimal, è come dire un accessorio che si è piccolino, ma che comunque sia dà quel tocco in più che al look veramente dà una marcia superiore. Poi fra l'altro è sì un colore, come dire, molto molto estivo, molto acceso, però secondo me con le nuance autunnali sta veramente benissimo questo giallo acceso, e in pandan è veramente la fine del mondo. Voi immaginatevi magari un cammello. Voi immaginatevi un cappotto color cammello, magari color cognac, con questa borsina e questo cerchietto. Veramente la fin del mondo. Fra l'altro, i cerchietti quest'anno torneranno di grandissima, grandissima moda anche per questo autunno-inverno. Sia così molto semplici, ma soprattutto con una specie di intreccio. Io li ho già ordinati su AliExpress e non vedo l'ora che arrivino. Io ho già indossato il cerchietto e tra l'altro fa pandan con il top che sto indossando adesso, che fra l'altro non è di marca, ma è stato fatto da un foulard da mia mamma, è stata bravissima. È semplicissimo da fare, fra l'altro, questo foulard. E all'interno della borsetta c'è anche la dust bag, che fa sempre comodo perché io sono veramente un cane con le borse. E ta ta ta. Ecco come riporre una borsa. Fantastico. Oh, ecco, adesso è un video utile finalmente. Ragazze e ragazze, so che questo haul è molto, come dire, molto corto, però spero vi tenga compagnia e vi abbia divertito, o comunque vi sia utile per le prossime tendenze autunnali e invernali. Sappiate anche che vi farò proprio un video apposito sulle tendenze autunno-inverno 2019-2020, quindi mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella, insomma sapete che cosa fare. Io intanto vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!